Buongiorno a tutti e bentornati a Buoni Propositi del lunedì. Oggi parleremo del pranzo più importante della giornata, la colazione. Vai con la sigla! Oggi vediamo proprio di rispondere a tre domande che mi vengono spesso fatte proprio riguardo alla prima colazione. Sì, la risposta è sì, saltare la prima colazione fa male, anche se questa è un'abitudine molto diffusa, un po' perché magari al mattino si è sempre di fretta, un po' perché non si ha voglia di star lì a preparare la colazione appena svegli e un po' perché non si ha appetito, ma il mattino è il momento più importante per mangiare perché è necessario recuperare le energie, in quanto durante la notte appunto non si è né mangiato né bevuto, quindi sono almeno 10 ore che il nostro organismo non riceve nulla, per cui è importantissimo non saltare la prima colazione al mattino, ma nutrirsi correttamente e quindi prendersi anche un piccolo spazio di tempo proprio per fare una prima colazione corretta. Questo ci permetterà di affrontare la prima parte della giornata con una maggiore energia, sia fisica che mentale, quindi di essere più attivi e più presenti sia sul lavoro che sullo studio, senza arrivare all'ora di pranzo con i morsi della fame. La colazione al bar fa male, e questa è una bruttissima risposta per i veterani proprio del cappuccino col cornetto caldo al mattino. E questa invece è un'abitudine molto diffusa, soprattutto qua in Italia, quella di fare la colazione al bar. Ma il cappuccio con la brioche non sono una colazione equilibrata. Questa perché è troppo ricca di zuccheri semplici e di grassi, per cui si ha un picco glicemico immediato con un calo della glicemia che ci fa arrivare all'ora di pranzo con una fame eccessiva. Oltre al fatto che questo tipo di colazione è particolarmente calorica, infatti cornetto e cappuccio portano circa 500 calorie, che sono decisamente troppe per iniziare la giornata. Ed è una colazione invece che è povera di vitamine, di sali minerali e di proteine. Per cui se si è costretti a fare colazione al bar perché non si riesce a fare colazione a casa, si può optare per qualcosa di diverso. Magari si può chiedere una spremuta, un toast, magari si può mangiare una mezza briochina, magari integrale, magari senza dentro niente. Insomma, bisogna cercare di alleggerire la colazione al bar quando ci capita appunto di farla fuori casa. E allora qual è la colazione ideale? La colazione ideale è una colazione che si fa a casa con un minimo di tranquillità e bisogna considerare la colazione come un pasto per cui devono essere presenti i carboidrati, le proteine, i grassi e anche una componente di vitamine e sali minerali. Per quanto riguarda i carboidrati, possono essere costituiti da una fetta di pane integrale, del pane di segale oppure dei cereali per la prima colazione. Per quanto riguarda le proteine, possiamo pensare a del latte, dello yogurt, oppure per chi ama la colazione salata che si sta diffondendo anch'essa in Italia, possiamo pensare di mangiare degli affettati, del prosciutto cotto, del prosciutto crudo, oppure possiamo pensare di mangiare anche del formaggio, magari leggero, della ricotta. Per quanto riguarda invece la parte di grassi, è costituita anche qui dal latte, perché ricordo che il latte, anche se parzialmente scremato, contiene comunque una componente lipidica, e poi possiamo accompagnare un po' di frutta, che può essere costituita o da pezzettini di frutta, magari dentro uno yogurt, oppure da una bella spremuta. Molto importante appena ci si sveglia al mattino è anche idratarsi, per cui bere acqua, bere una bella tazza di tè, magari tè verde sarebbe l'ideale, oppure una tazza di caffè. Ma importante è dare al nostro organismo la giusta idratazione e la giusta energia. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, ricordatevi di iscrivervi al canale e l'appuntamento a settimana prossima con i buoni propositi del lunedì.